Allora, e adesso vedo... Dov'è Fulvio? Abbiamo il pane quotidiano. Fulvio Marino. Ciao, Antonella. Ciao, caro. Allora, ecco qua, guarda, oggi ti ha messo dietro tutto lo zucchero. Sì. Spiga e zucchero, ogni giorno una cosa diversa. Spiga e zucchero, oggi una perla. Oggi una perla. Perché oggi dobbiamo pensare intensamente ai bambini, dopo tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo sentito bellissimo il maestro Tonino dai quartieri spagnoli, l'abbiamo esatto visto quello che fa. Abbiamo parlato di Save the Children, abbiamo parlato dei bambini. Con lo scoiattolino cerchiamo di far compagnia ai bambini. Esatto. E quindi pensiamo ai bambini anche. E quindi oggi facciamo una perla di provincia che pochissimi conoscono, che è la focaccia dolce di Alessandria. Tu sei anche vicina di casa. Come no, io provincia di Alessandria. Quindi, esatto. Però la focaccia dolce è di Alessandria, ma potete farla ovunque. Cioè, assolutamente. Nasce lì, è un po' come la pizzetta che ha fatto prima Roberto a Napoli, ma poi la cucinano, come dire, in tutta Italia. Esatto, quindi esatto, ve la insegniamo perché... Sì, sì, nasce di lì, ma poi, anzi, facciamola in casa con i bambini che leggono Rodari e che ascoltano dal terrazzo il nostro maestro e facciamogli la focaccia dolce per merenda o per colazione. Quindi utilizziamo 1 chilo di farina tipo zero. Ok, quindi la più semplice, ok? Esatto. La particolarità è che mettiamo metà acqua, quindi 300 grammi di acqua e 300 grammi di latte, ok? Che possiamo mettere. Quindi 600 grammi di liquidi. Bravissimo. Divisi tra latte e acqua. Latte e acqua. Poi mettiamo 8 grammi di lievito fresco di birra. Eccolo qua. Il nostro lievito madre ce l'abbiamo lì. Lo rinfreschiamo, non semplicemente rinfreschiamo oggi. Subito, infatti stanno chiedendo te tantissime ricette anche col lievito madre. Ma il lievito di birra è importante utilizzarlo perché è quello che possiamo anche trovare a casa se non abbiamo il nostro lievito madre. 50 grammi di olio extravergine di oliva. Che lo mettiamo qua. E poi mettiamo 40 grammi di zucchero, iniziamo ad impastare, eccolo qua. Io intanto aggiungo, ho tolto la crosta e ho messo 100 grammi di farina e 100 grammi di acqua. Perfetto, questa è proprio una ricetta che parte un po' dalla tecnica della focaccia genovese, no? Della focaccia ligure. Però poi l'hanno, diciamo, modificata inserendo un po' di latte e soprattutto il nostro zucchero. Allora, eccoci qua, noi impastiamo e alla fine, come sempre, mettiamo il nostro sale. Eccolo qua, 25 grammi. Quindi è importante grammi lo zucchero, ripeto, 1 chilo di farina zero, 300 grammi di acqua e 300 grammi di latte, quindi metà e metà. Benissimo. 80 grammi di lievito di birra fresco, 50 grammi di olio d'oliva. Sì. Naturalmente se siete in Liguria, Taggiasco va bene, ma certo, un bel olio, non troppo pesante però. Brava, sì, esatto. Cioè, olio delicato. Esatto, 40 grammi di zucchero perché è una focaccia dolce, 25 grammi di sale perché comunque anche col dolce ci vuole il sale e poi sì mettiamo, basta. Sì, basta. Ma poi il sale serve a irrigidire la maglia glutinica, quindi esatto, gli impasti senza sale risultano poi sempre appiccicosi, quindi non riusciamo poi a lavorarli. Sempre il sale negli impasti. Eccoci qua, okay, il nostro impasto è pronto, lo facciamo lievitare circa 2 ore. A temperatura ambiente, facciamo attenzione perché essendoci lo zucchero i lieviti sono molto ghiotti, vanno un po' più veloce, quindi facciamo attenzione, ma il lievito ne abbiamo messo solo 8 grammi, quindi non è tanto. Lo mettiamo sul nostro tavolo, lo andiamo a adagiare lentamente, guarda com'è bello lievitato, se tu ci metti un dito senti proprio che sembra un cuscino. È vero. E andiamo a spezzare il nostro impasto in 2 palline o comunque dipende quanto ne facciamo, da circa 550 grammi e andiamo a piegarlo delicatamente in questa maniera. Ok? Chiudiamo le orecchiette di fianco e lo chiudiamo e facciamo dei filoni. Eccoli qua. Questi filoni li facciamo lievitare circa 1 oretta a temperatura ambiente. Io li metto sempre magari in delle ciotole oppure potete metterci un canovaccio, ecco, sopra. Parliamo un attimo, visto che abbiamo un secondo di tempo, quando dobbiamo farli lievitare, no? Io non sì so mai dove mettere, tu mi quando dici, lo facciamo lievitare per 1 ora, dove, come, allora, coperto, scoperto, col brava, canovaccio. Se non lo specifico a temperatura ambiente, se no ci possono anche essere delle lievitazioni in frigo e qui abbiamo proprio le 2 tipologie, possiamo metterlo in una ciotola leggermente oliata e così controlliamo la lievitazione o se no su un tagliere di legno e andiamo ad adagiarci un nostro panno asciutto, non deve essere umido, l'importante è che ci serve perché non facciano la crosta. E qui okay invece? Questo invece l'abbiamo messo in un contenitore non leggermente... serve la copertura con... Allora, se lo mettiamo e non gli mettiamo il panno, gli mettiamo magari una pellicola antiaderente, trasparente, okay, ok, sopra. Perfetto. Ma io vedi che li bagno sempre leggermente d'olio. Dopo l'ora di lievitazione, la teglia che è stata precedentemente oliata, adagiamo la nostra pallina per la teglia di casa appunto 500-550 grammi
di impasto sono più che sufficienti, che bella lievitata. Gli facciamo fare il bagno nell'olio e la rigiriamo in questa maniera, ok? E poi andiamo a suonare il pianoforte. La andiamo a allargare fino ai bordi. Se per caso, guarda, si tira leggermente indietro, ci fermiamo, aspettiamo 10 minuti, la mettiamo qua, certo, e continuiamo a allargarla, perché succede che, ecco, brava, grazie, succede che l'impasto si rilassa nella teglia, tanto nella teglia deve stare 45 minuti. Ah, quindi poi lo lasciamo 45 minuti, poi vediamo se se è ritirata, possiamo di nuovo suonarla. Bravissima, infatti, okay, questa è già stata bella allargata. Guardate anche come ha cambiato colore. Eh sì, cambia colore, okay, perché c'era solo leggermente d'olio. E facciamo la salamoia. Ah, com'è la salamoia? E qua ti stupisco. La salamoia, naturalmente, la salamoia classica è olio, acqua e sale. Noi invece facciamo acqua, olio e zucchero per questa focaccia. Acqua, olio e zucchero. Allora, le quantità. 25 grammi di acqua. Bravissima. 25 grammi di olio leggero e 100 grammi di zucchero, perché salamoia è una focaccia dolce. Bravissima, metà acqua, metà acqua, metà olio e poi uno zucchero. Ogni 50 grammi di liquido mettiamo circa 100 grammi di zucchero. Io la faccio proprio come fare a casa, nel senso che, certo, la devi mischiamo così. La mettiamo su. La mettiamo su, guarda. La facciamo proprio andare giù così. Questo ci serve, se vogliamo possiamo usare anche un pennello, ma ci serve poi a farci fermare la nostra salamoia. Facciamo i nostri buchi, eccolo qua, la salamoia si ferma dentro, in questo caso c'è lo zucchero, viene proprio caramellato, buonissimo. E lo mettiamo nel forno. E lo mettiamo nel forno a 230 gradi statico, sopra e sotto, non a 250, perché lo zucchero sennò colora, esatto, molto. Esatto, un po' meno, quindi un 230 po' meno, statico. Yes, per 18-20 minuti a seconda poi minuti del nostro forno. Guardate il vostro forno. E eccoci qua. Quindi la salamoia è importante, acqua, 25 grammi di acqua, 25 grammi di olio leggero e 100 grammi di zucchero. No, guardate che cos'è. E guarda che bel colore. La focaccia, questa per merenda i bambini. Mamma mia, eh, la tagliamo così con le forbici. Una volta. E poi lo zucchero. Questa ce la possiamo anche mettere nel latte al mattino. Questa canzone è quanto mai contemporanea, guardate, sentite le parole. E noi ce lo auguriamo che ci sarà questo paese bellissimo, davvero, perché è una canzone meravigliosa questa, e quanto mai dobbiamo dedicarla ai nostri bambini, così come questa focaccia. E viva i bimbi, fategliela a casa. Mi commuove questa canzone. Bellissima, sì. Perché in un momento come questo è veramente una bella canzone. Dobbiamo avere speranza, dobbiamo avere sogni anche per i nostri bambini. Ho la lacrima facile in questo periodo, come credo tutti voi a casa che mi state ascoltando. Bello.